amici bikers, allora io mi diverto a fare intanto qualche video. Ho preso la nuova BMW e voglio mostrarti come l'ho testata in un terreno abbastanza come si sporco, non proprio asfalto pulito. Ci sono delle buche, ci sono dei brecciolini. Ho testato le gomme, sospensione, ammortizzazione e devo dire, ragazzi, che mi ha veramente divertito. Ho fatto un po' di video in piedi, ho utilizzato la mia camera V40 della Campark, della quale troverai anche in canale la recensione, e ho usato anche il supporto mentoniera per il casco, questo della Pulus, per attaccare appunto l'action cam e farmi il video in discesa quando stavo sul Monte Capo. Insomma, estremamente divertente, ma non voglio ammorbarti. Per quello che riguarda sia action cam che supporto mentoniera, troverai il link in descrizione. Andiamoci a vedere il video, perché a me è piaciuto molto, è molto, diciamo, molto divertito, e poi vedremo anche come la moto si destreggia fra i tornanti dei Castelli Romani. Quindi ecco, spero ti piaccia, perché a me ha divertito veramente molto, ovviamente sempre rispettando quelli che sono i limiti di velocità, anche se molto spesso ci viene voglia di fare qualcosina in più, ma in città prestare sempre attenzione a non fare gli scemi. Quindi di corsa a scoprire ovviamente come è andata questa avventura. Ciao a tutti! Già fatto, ma non me l'ha registrato, perciò perché non ho tutto bene le orecchie, quindi vediamo un po' se sto giù, adesso mi fanno divertire un pochino, testiamo un po' queste gomme Michelin, vediamo un po' se valgono il prezzo che costano, vediamo se tiene, ma se non mi ha più di perché mi è chiesto di più, anche se è bella riccia, che Dio, ti dà una bella riccia, tutti i tempi, può andare giù a te, in termini meno simpatici. Ancora abbastanza non fatto non richiede particolare impegno sul manubrio, dovrebbe voglio farti vedere adesso come va dentro le buche. Veramente non se ne accorge, sembra di stare sul dritto, la moto che mi ha sbalordito questo sistema di ammortizzazione elettronico. Grazie.
momenti che ho perso qualcuno, il suo primo mountain bikers, Gistoni, e qua tranquillamente non sente come un po' di vibrato, eccola qua vicina, zero. Golden Hour e fare qualche bella foto, che lì il tramonto veramente merita. Diciamo che questo sistema ESA che hanno montato, ragazzi, fa veramente la differenza, quello dell'altra. L'altra come motore forse la preferivo perché era più brillante, poi era più gestibile proprio sulla frenesia. Questa però, ragazzi, ha una comodità di moto che poche moto per questo sistema. Voglio bene la gomma, interessante guidarla, piacevole, veramente una bella, un bel mezzo. Ora facciamo un girettino ancora per i castelli, vediamo un po' se sta un giro comodo e torno a casa, anche perché per noi sarebbe un botto che si fa un carattere. Speriamo che non sto parlando da solo, perché ragazzi mi hanno detto che questo auto si porta bene. Questo si sulla strada normale, apparentemente fino a qua siamo ancora sul montarotto, però ce l'abbiamo.
questo punto qui sto discutendo il fatto che praticamente se non sente le buche, pensate un po' all'asfalto leggermente dissestato, cioè veramente non se ne accorge proprio, sembra quasi che vada dritta davvero. Quindi è spettacolare portarla anche quando è una strada un pochino sporca, non proprio perfetta. Un piacere. Quindi F850GS ragazzi, promossissima. Vediamo quanto si riesce a godere. Anche diciamo, per via di questo Covid, sperando che stia finendo lo strazio e che ci si possa divertire girando un po' per l'Italia con questa nuova amichetta.